Paolo dell'Italian Gaming, bentornati in un nuovo episodio di The Last Romance su Crusader Kings 3 con la Bro di Italian Gaming e il Gran Consiglio. E ovviamente passiamo ai saluti di rito. Il signor Flack, buonasera. Il Buonasera. signor Backfield. Buonasera. E per ultimo il signor Vernizzi, così non Perché io per rompe ultimo? le maglie, perché parla sopra gli altri mentre salutano, perché è una persona maleducata. Beh, è bello così. A loro piace, me l'hanno detto. A chi? Non credo Vabbè. proprio. Signore, nella scorsa puntata abbiamo dichiarato guerra a due Non ducate c'è. differenti. No, due. Adesso dichiariamo guerra tipo a cinque, perché ormai ci stiamo annoiando. Queste legioni macinano carne umana come se non ci fosse un Ah, domani. ci stiamo, oh, scusi, ha detto che ci stiamo allineando. Allarghi un attimo la visuale, un secondo. Ci sarebbero dei territori ex romani all'altezza dell'Egitto. Andiamo a rompere le balle a loro, che ne dice? Beh, questo è molto interessante, andarci a riprendere il granaio dell'impero. Tutto a tempo debito, signor Dionisi, tutto a tempo debito. Ci annoiamo. Andiamo a picchiare quelli che sono grossi come noi. Prima direi di unificare l'Italia. Esatto, segua un attimino gli obiettivi. Ma soprattutto noi abbiamo un obiettivo ancora più grande, che è quello... L'Egitto è Eh? L'Egitto è Italia. Sì, ma noi adesso al momento abbiamo anche un obiettivo molto importante, che è quello di riformare la religione. Per riformare la nostra fede ellenica, quindi renderla ancora più cazzuta, dovremmo avere 4.400 di fede. Siamo molto lontani da questo obiettivo, motivo per il quale adesso è ora di fare un pellegrinaggio. Sarà un pellegrinaggio pio, signor Vernizzi, non un pellegrinaggio mondano, perché ci Mondano, serve mondano, la pietà in mondano, alcun modo. Ma le faccio scegliere dove vuole mondano, mondano. andare. Alessandria. Alessandria, così di buon auspicio. Va bene. Alessandria. Allora, capitani esperti, mi sembra ottimo. Guardie mercenarie, mi sembra ottimo. Andiamo a investire su quanto più. Dimostrare altruismo, allora questo ci abbassa lo stress, mentre dimostrare altruismo prova a migliorare la vita degli altri cercando opportunità per intraprendere azioni altruistiche. Questo porta spesso a No, un aumento dell'opinione popolare e della pietà. Sì, un personaggio con tratto zelante e quello geloso, dopo. sconsiderato, può perdere stress. Ottimo. Zelotizzazione, sei particolarmente fermo nelle tue convinzioni, cercherai occasioni per condividerle con gli altri. Ah, che autore. Vabbè, dai, dimostrare No, possiamo altruismo. fare anche zelotizzazione, eh? Sti cazzi, ci incazziamo. Ma dopo dobbiamo litigare con la gente per questioni religiose. Mamma, che Abbiamo noia. il nostro pellegrino. Ehi, la Madonna, che sombrero è questo capitano mercenario? Veramente un sombrero Ma improbabile. quello no, quello è Clint Eastwood. Veramente, è un Vero. pugno di dollari. Signori, si parte e si va in Egitto. Oh, ispirazione finanziata. Oh, allora, l'avventura. Vogliamo un oggetto unico, vogliamo un animale esotico, un teschio o una pelle, vogliamo un gingillo, un arazzo o un'opera d'arte, oppure ci fidiamo dell'istinto della dottoressa Aminata Silla. Gingillo, 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 Signor Flack? Mamma mia, vero. gingillo. Signor Flack? So che dire, guardi. So che Qualcosa dire. di grande. Fidiamoci dell'istinto. Anche io ho avuto istinto, dai, istinto, vediamo che ci porta. Che io sapevo dove voleva andare a parare, signor Vernizzi. Non ci saranno mai più gingilli per. Ci becca un altro corno. Duca Stasco Chi è? Chi vuole questo? vorrebbe il prize brock. No. Ma che gara. Vabbè, vieni a prenderlo. Ti do due schiaffi e ti rimando a casa. No! Mi arrestano per No vagabondaggio. cosa? Mi avevo lasciato una persona. Ma sì, ma era un poraccio. Appunto. Simon, chi è Simon? Abbiamo un boia che non ha ancora ucciso nessuno. Lo so, ma Simon. questa è la sua cosa. È Simon. È un templare. Cioè abbiamo un quantitativo di templari in galera, ragazzi, che è una roba Ma perché incredibile. sono vestiti in armatura in galera? È così, l'hanno presi e quelli sono gli unici vestiti che c'hanno. Non ancora cambiato. Pensa che caldo, pensa che Mamma mia, veramente.
Eccoci, perché non sono scesi un chilometro prima. Sembra una dispensa di cibo in scatola. Chi è sta gente? Ok, signori, paghiamo questo tizio oppure non ce ne frega assolutamente un cazzo. Si avvicina a formare una rivalità con Alam primo, secondo. Okay. Si unisce all'attività di pellegrinaggio. Akam Arid si unisce all'attività di pellegrinaggio con me. E prossima volta in Europa, perché... Senti, chi è sta gente? Io non la conosco. Ma non so chi cazzo sia sta gente. Molto bene. Secondo. Molto bene. Il tuo pellegrinaggio diventa più pio e otteniamo 50. Qua non diventa più pio. Allora il primo. Direi proprio di sì. Vai. Ci serve più tudine. Diventa più pio. Vai. Ma non abbiamo neanche letto. Madonna, abbiamo preso 1109 di pietà. Pazzesco. Oh, Tavernizzi, metti in pausa il video e te lo leggi pazzesco. Dopo. Pazzesco. Ma sì, ho capito. Non sai, diciamo ma lasciate leggere. Questa vuole sordi, dai, pia questi sordi, avanti. Questo non ci sta. Guarda come va a finire anche questo. Ma così in barca? Sì. È nata nostra figlia in barca, gobba, intelligente. Però intelligente. Berta. Chiamiamola barca. Barca, bella la X. Barcai con la Y. Barca con la Y, bravo. Spada greca, ci vogliono vendere spada greca. Noi che arma abbiamo al momento? Noi abbiamo spada romana, che è più bella. Vai a cagare. Prova a rubarla. Vai, banditi. Vai, sfidalo. Vai. Ha avuto successo, per caso. Sì, è una roba incredibile. Che è quella gente che si uccide? Ma c'è una piccola guerra civile in Sicilia. Per questioni di libertà, possiamo essere invasi. Perfetto, signori. Abbiamo fatto il nostro pellegrinaggio. Abbiamo guadagnato un botto di pietà. Direi che con il prossimo pellegrinaggio, sì, poverino, giustizia. 65 anni. Giustizia, ma basta. Giustizia. Ok, signori, diventiamo predicatori zelanti. Ma te vuoi togliergli la gioia di una morte violenta? E continuiamo la conversione. Sì. Guardate qua che iniziano i nostri regnanti a convertire piano piano. Andiamo a convertire la provincia di Salerno. Foggia vuole convertire Foggia. Va bene. Avete veto? Convertiamo Foggia e promuoviamo la cultura romana in quel di Vulsininobi. Mi piaceva. Andiamo, lascia la battaglia semplice e riforgiamo. Corona ci sono. Master, perché qua se non le abbiamo. Esatto. Le vuole... Possiamo tirarle a qualcuno, non so. Le vuole donare? Esatto. No, donare no, però venderle. Il termine giusto è accollare. Vogliamo accollare questa roba a gente a caso? Esatto. No, se la teniamo. Lui vorrebbe accottare. Cesarissa. Vai, Cesarissa. Regalo manufatto. Cotta di maglia. È la franconiana, no? Di Athens. Eccola qua. Vai. Oh, contenta? Perfetto. Poi la cotta di maglia franconiana la vorrebbe. No, ma dalle prima che si rompano. Questa 50, si rompe fra 50 anni. Vabbè, appunto, quando è a un giorno gliela regali e poi fai passare il tempo. Guarda che si incazzano se gli dai la roba rotta. Non so. Perfetto! Che schifo di gioco allora. Ah no, quando gli è andata non era rotta però, No, esatto. Infatti. Io te l'ho spedita imballata bene, no? È un problema tuo. Signori, abbiamo portato il pacco rotto. Signori, la Baviera è appena esplosa. Non esiste più il regno di Baviera. Guerra. Certo. Ma che pizza, dobbiamo fare guerra tutta gente a caso. Ma no, è meglio, signor Vernizzi, se no avremmo dovuto picchiare quello, picchiare quell'altro. Dovremmo picchiare la Germania, molto probabilmente. Che venga. Sì, dovremmo picchiare la Germania per questo statarello qua. Va bene, intanto gli chiamiamo guerra alla Carinzia. Amico caro. Senti libero, Carinzo, beccati questo. Eccoci qua.
per la gioia di tutti noi. Le legioni marciano. Oh, che bella è la mazza Ostilia. La Madonna, eh? Wow! Mettiamola, ci la mettiamo subito la mazza Ostilia. Ammazza che mazza, come diceva. Mazza Ostilia. Eh sì, è tanta roba. Bellissima la mazza Ostilia. Non è viola però, eh? Non è viola. Allora era più bella, tu hai detto la trovare. Chi la crede con una mazza viola in giro per il castello? Allora, dove sono le nostre macchine d'assedio? Eccole qua. Andate ad assediare e voi andate. Quando te la tiro in fronte, però dopo mi credi. Il potere delle sacre scritture. Sibilla Sabina cita spesso dei brani delle virtù sacre. Dovrei dimostrare di aver prestato attenzione citando che anche io un passo. Preferibilmente uno che si adatti alla sua personalità. Lei è un irrazionale antagonista. Vediamo, cioè, qualsiasi cosa gli direi non gli andrà bene. Direi la moderazione. Che così. Questa è vendicativa, è tirannica. Moderati. Hai visto? Andiamo a moderarci. Allora, nel mentre che assediamo, no, e la Madonna, siamo matti. Che cazzo, morta l'innocente quando trovo il sotto della pianivale. Veramente. Va bene, signori. Allora, è arrivato il momento di cercare una balia. Dai. Aurelia o Paola? Aurelia è più brava. Sì. Come fai a dirlo più che più brava? L'attitudine di Aurelia è buona, Paola è scarsa, c'è scritto, come fai a dirlo? Allora Paola. Mamma mia. Dai, metti Aurelia. Certo che metta Aurelia, ovvio che metta Aurelia. Ti esce Roma e diventa Mordor. Allora, comunque i figli, devo dire, ci stanno venendo tutti bene, perché la primogenita è Zoppa, la secondogenita è Smilsa e bene. La terzogenita è Gobba. Ma chi si sente? Ma la moglie che è cugina. Ah, ma perché è nostra cugina. Eh beh, certo. Io te l'ho detto di smetterla. Certo. Prenditi torna. Un sacco di concubine. Tutto torna. Adesso ci prenderemo delle concubine. Intanto lei, gli diamo un focus diplomatico. Lei, gli diamo un focus sulla cosa. E a lei gli diamo un focus sul intrigo. Intrigo. Ma che intrigo? No. È lì incupita, bella cattiva. Perfetto. Ragazzi, io direi che... Perché non dà dell'occhio uno gobbo che gira per... C'ha 21 anni, possiamo ancora aspettare, voglio dire. Figlie femmine, a prendere concubine. Concubine. Ma concubine? Beh, oddio, c'è nostra nipote. Bravo, bella idea. La balia? La balia. Perfetto. La balia, così poi gestisce tutti. Ma c'ha dei tratti di merda la balia, cioè... Vabbè, ho capito. C'è nostra nipote. Passa, allora. Smettila. Vabbè, voi non capite. Tu non capisci. Capiamo troppo, invece. E la Madonna. Shazmir e Zomordek. Ma cazzo l'hanno chiamata sta spada? Ma scusate. Possiamo rinominarla? Sì, certo, infatti la rinominiamo. Metto il veto su Franco. No, però la piedistallo. No, è un piedistallo da esporre. La leggendaria spada Franco. Non sappiamo niente di esposto. Sta porta, che schifezza. Che nuda. Ci abbiamo i due bandiere. Veramente. Ecco, adesso abbiamo la Shazmir e Zomordagner. Ragazzi, da pietà per cavaliere più 0,3. Prestigio più 0,50, pietà mensile per gli edifici più 20%, notorietà più 0,5, guadagno di tirannia meno 15, bonus alla magnificenza, incremento allo sviluppo delle terre aride. Che cazzo? Tutta sta roba gli hanno messo il paletto di legno. Scusa. La spada di Cristo, veramente. Sì, Excalibur è un coltello da burro. Veramente, guarda che roba. Ma io la chiamerei veramente. No, se non la usiamo, non metto il veto per rinominarla. Se la spada che usavo, sai che figo? E adesso tiro fuori Franco e te la tiro. Ecco, di sto Franco. Ti ripeto, ci vergogni.
Allora, intanto qua questi che stanno facendo? Beh, questi ne hanno rotto tre quarti di ciolla, però. Dove vanno? Non lo so, fanno cose. Ancora. Ancora. Generosità. Vai. Che schifo. È stato un momento in cui abbiamo rischiato. Ma sì, era tutta una tattica. Sì. Eh sì, li ingaggi con le truppe veloci. Allora, Cassia First Step. Cassia, va bene. Fagli lo sgambetto. Vogliamo maestria. Che cazzo mi frega di far aumentare maestria a mia figlia? Cioè, non combatterà mai. Sai te? La maestria può servire anche in cugina, eh? No, questa è brutta. Ci dissociamo, signor Backfield. Scusami, ma il pianeta è quello. È il membro qualcosa fuori dal tempo. È il membro brutto del clan consiglio, lui. Io mi associo invece, la cucina è un'arte essenziale per tutti. Bravo. Ok, intanto... Anche questi dei panni. Sessista, mostro, cagate l'osso. È veramente una persona orribile, siete due persone orribili. Oh, bravo, glielo dica. Bravo, sì, bravo, glielo dica. Ma che cazzo vuole? Che cazzo? Sputo di Hellas. Vabbè. Ci ha regalato un gancio? Sì, non so, sì, è venuto da noi dicendo ti offro un obbligo. Ecco, adesso vedrai. La verità. Ecco cosa ci succede tra un attimo. Oh, signori, oh, è nato Belisarius ed è nano! Veto. Gimli. Avremo un imperatore nano, signori. Sì. Bella affare. Adesso. Gimli. Allora, ho messo il veto su Gimli. Allora, facciamo una pace con questi qua e diamogli il nostro figlio. Perché qual è il imperatore? Qual è il nano? Come lo vuole chiamare? Vuole romanizzarlo un po'? Gimlix. Gimlix sembra un barbaro. Hai ragione. Gimli... Ma cos'è sta H? Gimli si scrive. Gimli. Com'è che lo romanizzerebbe? Colomino. Tipo. Gimlix. Tipo Marco. Sì, vabbè. Antonio. Marchetto. Giblinius. Gimli. No, così no, è no. Oppure Bibino. Allora, aspetta, Gimli, ecco, con la Y. Gimli Titus. Con la Y. Se potrebbe mettere un bel Gneo Pompeo, che mi fa ridere sempre Gneo. Gimli Gneo Gimli o Gimli Gimli Gneo. Gimli Gneo. La Y al posto della prima I. No, basta, non me lo storpi, mi sono detto va bene così. Dai, mi ignavo. Si storpi i suoi di nomi. Allora. Adesso se sequestriamo un figlio di qualcuno lo possiamo rinominare. Purtroppo no, cioè, non è un oggetto, è un essere umano. Adesso ti chiami Franco, li chiamiamo tutti Franco. Mi chiamavo Ivan, no, adesso sì, Franco. Uffa. Eccoci qua, e ci hanno anche tenuto un sacco di... ma non sarete un mio fottutissimo problema, perché sarete un fottutissimo problema del dottorissimo... A chi lo diamo? Ma... Questi sono tutti i nostri generali. Britannico di Sicilia, il Princeps. Okay, ma l'erede del regno di Sicilia, no. Ah, peccato. È Princeps. Nuovo, allora un nuovo, vediamo un nuovo. Un nuovo abbiamo Aetius, che no, sarebbe Ezio. È troppo giovane. 35 anni, come troppo giovane? E appunto, inizia ad essere un po' l'esperto adesso di materia. Ma è un complottista. Complottista, se no abbiamo un'eminenza grigia, un ottimo diplomatico. Lui. Ma sì, dai. Rutilius. Il grande Rutilius. Malvagio. Rutilius. Vai, amico mio. Rutilius, adesso è un tuo problema convertire tutta sta gente. Usurpiamo il titolo della provincia della Carinzia. Concedi titolo.
Non ho visto che era così simpatico il viso, guarda lì. Guarda che roba. Intanto andiamo in giustificazione delle regali come se ne avessimo bisogno. Andiamoci a vedere la nostra bellissima cartina dell'Illiria. Ed eccolo qua, ci manca questo pezzettino della Germania. Che voglio dire, chi siamo noi per non andare subito in guerra con la Germania? Magari farei aspettare di rimettere in sesto un attimo le legioni. E nel mentre... Sei un cagassotto! Andiamo in pellegrinaggio, signor Flack. Ancora? Decida lei. Dove come andare? Dio! Mi faccio vedere. Abbiamo... Tu, sono questi quattro le... Roma? Ma non scusa, tu possiamo fare... Attica o Serbia? A Serbia andiamo allora, che si mangia bene. Non possiamo fare tutte le tappe. E posso scegliere anche chi voglio portare con me? No. Bravo gli alpini e sì, vabbè, dai capitani esperti. Bene. Adesso li usa gli alpini in Grecia, bravo, bravo. Andiamo, dimostrazioni di altruismo. E andiamo. Lei sta Big. Facendo... Big gli alpini in Grecia, veramente. Paga riscatto. Ah, no. Chi è? Chi sei? Ah, è uno di quelli che abbiamo appena preso. Il tuo primogenito. Ah, vedi. No, ce la teniamo, no, visto no, che ce sei... Ma io rinegozierei il rilascio convertendolo. No, tienitelo. Tienitelo perché dopo entriamo in guerra con la Germania e questo qua magari... Sai che ridere. Te lo ridò, ma adesso è lì. Non adesso, crede più nella tua crede. Adesso crede. Ok, diventiamo amici con il dubbio questo di Hellas, va bene. Sembra un allegro. Vabbè, probabilmente fra poco ti spiano la vita perché ti devo conquistare, però va bene. Paga riscatto. C'è la guerra. Ti è, liberiamo. No! Ah, brutta poverina. Andiamo. Chi è questo? Dai, facciamo unire questo stronzo. Perfetto, guarda che bel posto, guarda che bel posto. È un bel posto per una briciolata. Morpio. Visit. Morpio. Zeus giudica questi peccatori. Sì. Zeus, ci penserà Zeus. Che fanno? Esperto locale. No, più Pio. Più Pio. Signori, 812. 812. Adesso abbiamo la fede necessaria. Ma non per. No, è morto Bernabone, le nostre prigioni. Un peccato. No, non per mano nostra. Per tutto. E questo è quello che dice la stampa. Attenzione, Aurelia è malata. Vediamo, proviamo a curarla. E niente, l'abbiamo provato a curare e lei ha preso la polmonite. Che aveva soltanto lunghe e carnita. Cazzo, è uscito la polmonita. Ok, bellissimo trottola, si sta rompendo e lo regaliamo. Bellissimo trottola. Ti regalo sta trottola. Ti accollo sta roba. Cioè. Ti regalo. Dov'è? Statua di Ade, regala lì così. Ragazzi, è bellissimo trottola. No, non me lo fai. Eccolo lì. Mi hai dato un'idea. Perfetto. Ma non la diciamo adesso. Statuetta di animale. Perché se no spoilero delle robe. Questa è buona. Dica. No, è spoiler. Se dico questa idea che ho venuto. Quindi la dirà dopo la pubblicità. Molto bene. Le truppe sono tornate. Ma questi veramente della plebaglia deve veramente rompere i coglioni. A Tivoli poi, tra l'altro. Ma calmi, che così. Perché non gli bruciamo? Ma io che ne so. Signori, è tempo di entrare in guerra con i germanici per andarci a prendere Crani. Eccolo qua. Crani. Con Cranai. Raduniamo tutti qui, chiamiamo anche l'ordine sacro dei Mirmidoni. E lui ci risponde, ma per 20 euro te la regalavo quella. Molto probabilmente sì. Se ci potesse, si può. Mamma mia, Dux Felix è proprio.
Cioè, si può provare a comprarla? No, ecco, ti pareva è questi. Venghi. Oh, porca di quella. Hai visto, furbetto? Sti contadinacci ma no. No, non ti prendo. Ti prenderò qua. Picchiamoci sulle montagne. Un'altra figlia, Onoria, come è venuta smilza? Tutte belle ci stanno venendo sti figli, eh? Lo so. Mamma mia, massacrati. Massacrati. Allora, dove sono le mie legioni d'assedio? Sono qua. Voi spostate. Non ho detto cosa ho ottenuto il buon Gimli, ma comunque. Il buon Gimli no, non ha ottenuto assolutamente un cazzo. Oh, ubriacone. Il latte materno. A fondo di biberon. Avevo vinci presto io. C'era l'occasione. Attenzione, è morto il nostro maresciallo, no. E ci metteremo la ducissa. No, guarda, no. C'è il Duke Felix, c'è 21. Vai, è potente. Guarda lì, bellissimo. Sei potente, Dux Felix. Allora, ripristiniamo un po' di ordine qua. E patapim e patapim. Allora, facciamo così. Mandiamo te a picchiare questi scemi. Ah, via mare, tanto è gratis il viaggio. 37 monete, voglio dire, guadagniamo. Non fare il povero, eh. Allora, sì, eccolo qua, dopo tu vai in prigione fra 8 anni. Possiamo... Il grande Ghibli cos'è? Possiamo dargli il soprannome del principe della moda. No, grazie. Sì, è il principe della moda. Metto il veto. Ah, Bernizzi, più veloce. Devi essere più veloce, però. Più veloce, signor Bernizzi. Più un sacco. Più veloce. Grazie a Dio. È più veloce, l'ho detto. Vabbè, comunque è un evento che capita spesso, quindi... Io voglio lasciare due mani. Per il Ghibli, ti avviso. Quanto faceva ridere? Quanto faceva ridere Gimli, il principe della moda? Molto bene, intanto ci stanno dei complotti. Questi complottisti. Ma quei tutti che picchiano lo scudo, fanno? Sì. Andiamo a picchiare questo esercito di crucchi che ci sta assediando la Carinzia. Ed ecco un bel asfalto. Attenzione, è pensieroso il signor Gimli, eh? In cosa lo educhiamo il signor Gimli? Verrebbe fuori un buon erudita o un buon amministratore? Un buon amministratore. Che c'ha di... come tratto là oltre? Pensieroso. Eh? È pensieroso, nano e intelligente. Amministrazione. Sarà un grande amministratore il dottor Gimli. Sì. Come Tillion. Il suo sogno è avere montagne d'oro più alte di lui, quindi basterà pochi sestezzi, basteranno. Pochi vernizzi d'oro. d'oro. Diventiamo un'icona religiosa e intanto il nostro cancelliere è andato morto e quindi ci mettiamo il duca. Com'è andato? Il duca è andato morto. È andato male. Lasciava troppo tempo, è marcito. Ok, dove siete, tedeschi? Germanici? Quanto dura ancora sta guerra? Siamo al 78%, se questi non si fanno vedere... Vabbè, ho capito, vi vengo ad assediare io cose a caso. Va bene. Moriranno migliori. Eindhoven! Allora, tu... sposta di qua. Il prossimo DLC che devono fare è permettere di fare le devastazioni nei territori, cioè passi e uccidi un sacco di gente. Ma perché? Dimmi qual è l'utilità. È schifo. È bello. Ah, si stanno presentando inglesi, regno del Wessex. Ah, abbozzato, Vieni. Ah, è combattuta. È combattuta qua. Questi cominciano ad essere un po'. Ma che fai? Hai paura? Sono 7.000. Sì, ce la fai. Guarda, qua sono 5.000, eh. Quindi 7.000, 12.000, ne siamo 12.000. Va bene, vediamo che succede.
Che caghelle. Asfaltati male. Ti ho detto. Asfaltati male. Torniamo ad assediare. Io ero tanto a recuperare un po'. Sì. Ma questo ce l'hanno preso a sedia loro? È uno dei nostri. No. La ritirata verso le Alpi a gennaio, però è un colpo, eh? Questo è un bel colpo. Vabbè, c'è una cioccolata calda. Sì. Attenzione, siamo stati sopraffatti allo stress. Potremmo diventare dei confidenti. Bah, che non è neanche malvagio, eh? Ma sì, allora, tanto non è, di gran casino non ne abbiamo fatti. No, non siamo... Perfetto, non siamo neanche più sopraffatti allo stress. I tedeschi hanno deciso di andarsene e di perdere così. Crange, la concediamo un uomo di cultura romana. Crange, far parte. Ma scusami, porta pazienza. Dimmi. Fammi vedere il tizio. Questo tizio? Questo è di cultura romana? Sì. Non lo vedo, a suo dire. È di un mare del sud proprio, molto sud, dall'altra parte del Mediterraneo. Questo è l'esempio che Roma non conosce confini. Va bene. Ah, l'Istria si è preso. Allora, guarda, facciamo una bella cosa. Tu, amico nano, visto che mi stai simpatico perché hai anche mio figlio, ti concedi due titoli così quando sarà si splitteranno in automatico. Molto molto bene, signori. Io direi che è arrivato il momento di il grande giorno. No, in realtà ci siamo persi in chiacchiere e cose, ma qua ci sarebbe da riformare la regione, ma il tempo a nostra disposizione è scaduto. E intanto unifica l'Italia. Che ci manca ancora un pezzo qua che unifica. Dove? Ci manca tutta l'Illiria. Manca tutto questo pezzo qua. Ma che due coglioni. Così è. È davvero. Ci siamo persi in chiacchiere e non abbiamo riformato la regione. Ti sei perso in chiacchiere. Quindi dovremmo riformarla nel prossimo episodio. Che pizza. Signori, io non ho usato neanche il vetro. No, l'ho usato il vetro. L'hai usato? Non lo so, ma non ci interessa in realtà. Signori. Sì, ma male l'hai usato. Esatto. Questa volta lo promettiamo, nel prossimo episodio abbiamo i punti e quindi andremo a riformare finalmente la religione ellenica. Quindi non ci resta che augurarvi qualsiasi cosa di buono voi stavate facendo. Dalla Brother Italian Gaming, dal Gran Consiglio è tutto. Ci vediamo con una prossima puntata di The Last Roman e avremo un imperatore nano. Ciao! Ciao! Ciao ciao!